posti, Clini, amici miei, Spooky, Brunner, Max, amici miei, Mini, Rodi, Benny, amici miei, noi siamo tutti amici. Quando ho raccontato a Cap dei fiori, ha detto che vuole andare a vederli, perché quell'albero gli ricorda dei bei momenti. Ah, sì? Mi piacerebbe che mi raccontasse quali sono quei bei momenti. L'albero dell'amicizia! Questo sarà il simbolo della nostra amicizia. Ogni anno, nel periodo della fioritura, verremo a vedere quanto sarà cresciuto. Va bene! Hai sentito? L'albero dell'amicizia è in fiore. Sì, l'ho giusto riferito a posti perché so quanto sia legato a quell'albero. Ha detto che per lui è speciale perché gli ricorda il suo migliore amico. Posti, allora non se n'è dimenticato. Credi che abbia funzionato? Direi di sì, deve funzionare. Posti! Cap? Che cosa ci fai tu qui? Stavo percorrendo la mia strada. Puoi spostarti? C'ero prima io qua. E allora spostati tu! Sono arrivato molto prima di te. Levati di mezzo! Ah, sì? Non ho intenzione di spostarmi, quindi fa attenzione! Oh, non ci riuscirai! Allora, credete che il piano abbia funzionato? Di sicuro! Non so voi, ma io voglio esserne certo. Vado a controllare. Aspettate qui. Vuole sapere tutto quello che succede? È così! Come sarà andata? Aiuto! Aiutateci, per favore! Perché sono incastrati nell'albero? Ellie, hanno fatto la pace? No, c'è un problema. Sto caricando un video. D'accordo. Oh no! Come hanno fatto? Stavano discutendo su chi dovesse passare per primo sotto l'albero e si sono incastrati. Dovete venire subito. Aspettaci, Ellie. Tra poco arriviamo. State bene, ragazzi! Aiutateci! Sono incastrati! Non si muovono per niente! Credete davvero che dovremo tagliare l'albero dell'amicizia? Che cosa? Non potete farlo? No! No, per favore, non tagliatelo! Deve esserci un altro modo! State tranquilli. Sono certo che troveremo il modo di salvare tutti e tre. Roy, tira piano il tronco per aprire un passaggio. E Amber, tieniti pronta ad aiutarli. Agli ordini!
Siete tutti pronti? Come sempre, Polly! Sono in postazione! Va bene, in azione! State facendo cadere i fiori! Oh, ci siete quasi! Solo un altro po'! Sono contento, ci siamo riusciti! Sì! Anche oggi, al sicuro! Via! La sorpresa di Scooby. La la la! Sono Scooby e adoro i bambini più di ogni altra cosa al mondo! Siete arrivati! State attenti quando scendete! Annie, Tim, Mary, Toby, Sam! Mi raccomando, siate gentili gli uni con gli altri! Scooby, siamo grandi ormai! Certo che sarò gentile con gli altri! Esatto! Adesso andiamo alle elementari! Sì, è vero, che sbadato! Ora frequentate ufficialmente le elementari! Mi rendete così orgoglioso! Congratulazioni, ormai siete grandi! Oh, farete tardi! Correte in classe! Corriamo! A più tardi, Scooby! Ciao, ciao a tutti! La 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 la! Non posso credere che i miei amici siano già alle elementari. Il tempo passa così in fretta. Vorrei tanto fare a tutti loro un bel regalo a sorpresa, ma cosa potrei fare? Forse potrei donare loro dei fiori, o... Grazie, Posti! È un piacere! Oppure un bel bigliettino. Oh, vorrei tanto trovare una bella idea! Oh! Che splendidi palloncini! Ci sono! Comprerò dei magnifici palloncini! Salve, signore! Sarebbe possibile acquistare dei palloncini? Certo che sì! Come li desidera? Li preferisce blu o rossi? Ne ho di tutti i colori! È un pensierino per i miei amici. Quindi vorrei i più speciali di tutti! I più speciali? Non ce ne sono tanti! Mi faccia guardare! Questi non vanno, neanche questi... Visto? Ne restano solo 5! Perfetto! È proprio il numero di palloncini di cui ho bisogno! D'accordo, ma assicurati di maneggiarli con cura, altrimenti potresti combinare un guaio! Grazie, signore! La ringrazio moltissimo! Wow! Scooby ha dei palloncini meravigliosi! Scooby! Ciao, Ellie! Perché hai dei palloncini? È un segreto? Oh, ti prego dimmelo! Ti prometto che manterrò il segreto! E va bene, però non devi dirlo a nessuno! È una sorpresa per i miei amici per il loro primo giorno di scuola alle elementari di Broom! Sono una sorpresa?
Oh, wow! Io sono certo che gli piaceranno molto! Lo credi davvero? Non vedo l'ora di dargli questi pensierini, non sto nella scocca! Scooby, e che mi dici della squadra? C'è qualcosa che potremmo fare per darti una mano? Qualcosa per aiutarmi? Ci sono! Ho appena avuto una splendida idea! Wow! Di che si tratta? È meglio bisbigliare. Oh, è davvero una grande idea! Vado a dirlo a tutti in stazione! Allora è deciso! Ci vediamo dopo la scuola! Ok! A dopo! Eccomi qua! Ellie! Sembri così felice! Si direbbe che hai in mente qualcosa di divertente! È proprio così! Mi hanno appena riferito di una sorpresa che coinvolge tutti noi! Una sorpresa? Scooby vuole il nostro aiuto per una sorpresa da fare ai suoi amici! Per quale occasione? Avvicinatevi! Gli amici di Scooby sono andati alle elementari, era il loro primo giorno di scuola! Quando darò loro i palloncini, saranno tanto felici! Grazie, Scooby! Sei il mio meraviglioso amico del cuore! Che bello, che emozione! Sono al settimo cielo in questo momento! Spero proprio che vada tutto secondo i piani! Oh no! I miei palloncini! Per favore, fermatevi, i miei palloncini! Il nostro compito è organizzare uno spettacolo a sorpresa? Esattamente! Questo è quello che vorrebbe Scooby. Lui consegna i palloncini e noi prepariamo uno spettacolo a sorpresa. È una grande idea! Sarà un momento davvero speciale, lo ricorderanno per sempre! Sarà proprio divertente! Che bello! Anche secondo me sarà fantastico! Squadra di soccorso, qui è Jean. Oh, ma è Scooby! Jean! È successo qualcosa? I miei palloncini! Una forte folata di vento li ha fatti volare via! Volare via? Sono volati via! Cosa posso fare adesso? Oh, sta tranquillo, Scooby. Ci deve essere qualcosa che possiamo fare. Davvero? Puoi contarci. Invio subito la squadra di soccorso. Tranquillo, ci siamo qui noi a darti una mano. Che ne dici di cercare il rivenditore di palloncini? Probabilmente lui ne avrà ancora tanti in magazzino. No, non è possibile! Gliene erano rimasti solo 5 ed erano speciali! Non piangere, Scooby. Troveremo i palloncini, ne sono sicuro. Davvero? Te lo prometto. A proposito, Scooby, sai in che direzione sono volati i palloncini? Vediamo un po'. L'aeroplanino blu e il palloncino a stella arancione sono volati oltre il municipio e il palloncino giallo a farfalla e il cuore rosso sono volati verso il barco ovest. Mentre il pallone da calcio non ho proprio idea di dove sia andato quel palloncino. E ora che si fa? Non ti preoccupare. Se li cerchiamo insieme, li troveremo. Esatto, non piangere, Scooby! Grazie, amici. Sì, avete proprio ragione. Coraggio, troviamo i palloncini! Avanti!
Mi sembrava di aver visto un palloncino quassù. Polly! Eh? Posty! Ehi, che cosa fai? Posty, hai visto per caso un palloncino a forma di aeroplano? Un palloncino? Ne ho appena visto uno che sorvolava la collina. Davvero? Grazie, Posty! Oh no! Beh, almeno sei sano e salvo. Ma dove è andato? Sciocchino, anche se fingi di essere una mela, sei un palloncino. Ti ho acciuffato. Ti ho trovato. Le gomme! Mi scusi, signor Wheeler. Le rimetto subito in ordine. L'ho visto prima io, quindi è mio. Io l'ho visto prima di te, quindi non può essere che mio. Amici! C'è qualche problema? Scusate, ma dovrei riprenderlo. Quel palloncino ha già un proprietario. Non è possibile! Se così fosse, non importa. Tanto quel palloncino non mi piaceva. Neanche a me. Neanche a me. Oh! Salvato! Sei davvero un combina guai. Oh no! Mi serve ancora un palloncino. Lo devo assolutamente dare a Toby. Ciascuno dei miei amici deve averne uno. E ora che si fa? È già l'una. I ragazzi tra poco dovranno tornare a casa. Oh no! Cosa faccio adesso? Scooby! Ehi, guarda, proprio lì! Un palloncino! Che gran fortuna! Il pinnacolo farà scoppiare il palloncino! Cosa faccio adesso? Non devi temere, Scooby! Lo recupero io! Ellie, ottimo lavoro! Evviva! Ellie ha salvato l'ultimo palloncino! Urrà! Wow, palloncini! Grazie mille! È stato un piacere! Congratulazioni! Siete alla scuola elementare! Ellie, sei in posizione? Io sono pronto! Apro le danze! Ragazzi, guardate in cielo! Guardate! Vi voglio tanto bene! Grazie, Scooby! È un piacere! Sei il migliore amico del mondo! The bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. È stata la tua mamma a farti il cappello? Sì, questo fiore è uno dei suoi preferiti. Ne ha messo uno qui e uno anche qui. È stata molto gentile la tua mamma a farlo per te. Sai,
questo dimostra quanto la tua mamma ti voglia bene. Oh no, credo che la mia mamma e il mio papà si siano stancati di me. Stanchi? Ma com'è possibile? Se non è così, allora non stanno bene con me. Non sono mai a casa, sono sempre da sola. Annie, i tuoi genitori non sono a casa perché hanno un lavoro e sono molto impegnati. Non pensare che non tengano a te. Loro ti vogliono tanto bene e lavorano per prendersi cura di te. Guarda, quei fiori! La mamma te li ha cuciti perché sei la sua bambina e ti ama. Prova a pensare ad altri momenti in cui ti hanno mostrato tutto il loro affetto. Ecco, quando vado a letto papà mi dà il bacio della buonanotte, ma i suoi baffi mi fanno il solletico. Cos'altro? Mi ricordo di una volta che ero molto malata e la mia mamma mi ha vegliato tutta la notte. Hai visto? Loro ti adorano! Sei fortunata ad averli! Sì, hai proprio ragione! Guarda! Quello è il fiore preferito della mia mamma! Dove? Ehi, aspetta qui! Torna indietro, Annie! È pericoloso! Non ti preoccupare! Voglio solo prendere il fiore! Annie, potresti farti male! Faccio presto! Preso! La squadra di soccorso! Ci pensiamo noi a mettere Annie in salvo. Amber, ci serve la gabbia di salvataggio. E Roy, tu prepara la gru. Ricevuto! Siamo pronti, Polly! Bene. Roy, abbassa la gabbia di salvataggio lentamente. Subito! Facendo attenzione! Sarai al sicuro! Non aver paura! Ha ragione, Annie! Cammina lentamente! D'accordo! Ottimo lavoro, Annie! Ottimo lavoro, Annie! Finalmente è salva! Siamo felici che tu sia bene! Ma Annie, è davvero pericoloso avvicinarsi in quel modo al burrone per raccogliere dei fiori. Ha ragione. Se ti fosse capitato qualcosa, i tuoi genitori sarebbero stati molto tristi. Sì, non lo farò mai più. Oh, dov'è il mio fiore? Ho io il tuo fiore. Oh, grazie. So che quello che ho fatto è sbagliato, ma ci tenevo a regalarlo alla mia mamma. Lo capisco. Sono certa che il tuo fiore di mughetto sarà felice di tornare a casa con te. Per fortuna le radici non si sono spezzate, così quando tornerai a casa potrai piantarlo. È così che si chiama. Si chiama Mughetto. È davvero un bel nome. Global Greetings. Kids, do you know what is the Global Greetings? Let's say them. We greet, how are you? How are you? Even though we speak
Grazie. In Chinese we greet ni hao. Ni hao. Even though we speak different languages. Namaste. Ni hao. Let us all greet each other happily. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Helly. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Before going to bed.
to talk to your parents nicely without whining. Usciamo insieme ad esplorare. Quante macchine girano già? Facciamo un gioco, ci va. Dove andare non lo so, ma io ti seguirò. Quando resti insieme a me, sono felice perché noi corriamo, in bici andiamo, divertimento assicurato. Ma se inciampiamo, scivoliamo, ho un pericolo è in agguato. Corri qui, ci raggiungi, forza dai e ci insegni. Sei con noi, tu sei Robocar Poli. Tu sei qui, sempre accanto, ci proteggi in un lampo. Insieme a noi, sempre sarai la sicurezza stradale, impariamo con te, con Poli. Forte anche in mezzo ai guai. Ember! È davvero dolce.